Signore della tua famiglia, che sono il unico fondamento della nostra speranza e la grazia di Dio a te. Aiutaci sempre con la tua protezione, come ci siamo insieme. O Dio, ti fai splendere la tua gloria nelle opere di giustizia e di carità. Domanda la tua Chiesa di essere luce del mondo che sale dalla terra per testimoniare con la vita la potenza di Cristo costituisce il sopra e il Dio e metterà in te comprendere il grado dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Del libro dei profeti Isaia. Così dice il Signore, non consiste forse il giorno proprio, non vivere il cane con l'acclamato, nel migliore reale del mio detto, nel definire uno che vede il mondo senza trascurare i suoi talenti? Allora la tua luce sorgerà come allora. La tua verità si immaginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai, e il Signore ti risponderà, implorerai a lui e lui dirà, ecco. Se toglierà di lei la tua impressione, in cui dare diritto di parlare di te. Se aprirai il tuo cuore affamato, se saltirai l'affitto di cuore, allora brillerà per il bene della tua luce, la tua tenebra sarà come il meglio. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Vediamo che il giusto risplende come luce. Spunta nel bene, luce per gli uomini veri. Misericordioso, fruttuoso e giusto, felice l'uomo che cosa che dà il testo a ogni verso e ne con giustizia. Egli non vacillerà l'eterno, eterno sarà il corpo del giusto, capendo di te non avrà da prendere, salvo il suo cuore, confida nel Signore. Fonda nel terreno, sicuro il suo cuore, e non teme, e di fronte alla caduta del povero. La sua giustizia è in mano sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Perché la vostra fede non fosse fondata sulla scienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio. Amen.
cosa non si deve rivelarsi all'altro, quando l'altro sarebbe che ad essere tentato via e calpestato dalla fede. Voi siete la luce del mondo, non può stare nascosto nella città che sta sopra il monte, né si accende una lampada per metterla sotto il morso, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è in cielo. Parola del Signore. Vestire i
c'è anche un rispetto molto più grande. Senza trascurare quelli della tua famiglia. Quindi un amore equilibrato, non esagerato, ma un amore che guarda sia nella piccola miseria familiare e quindi questi atteggiamenti di apertura verso gli altri e dei casi dei poveri, dei stranieri, dei russi, quelli che mancano le cose essenziali e gli dobbiamo guardare, ma anche ai nostri familiari che hanno bisogno, alle volte soltanto di un sorriso, di un'attenzione, di un atteggiamento di perdono, di compassione. E allora la nostra fermità, cioè quello che portiamo dentro di noi di negativo, che sempre a prima lettura si riordinerà questo. E la gloria del Signore si seguirà. Ecco allora il nostro popolo di cristiani. Essere in questo mondo, non il mondo che è a fare di oggi, ma nel nostro piccolo mondo, essere sale ed essere luce. Come abbiamo ripetuto più volte, il giusto risplende come luce, e anche noi allora, con le nostre piccole capacità, con le nostre piccole generosità, con le nostre piccole possibilità, possiamo essere sali e luce per la nostra famiglia, per il nostro piccolo mondo di paese, ma anche allargando il cuore per tutti i mondi. Poi oggi, penso che lo sappiamo tutti, da tantissimi anni si celebra la giornata della vita. Che cosa significa? Significa che purtroppo nella nostra società il valore della persona non è riconosciuto come tale, come persona, come figlio di Dio, come membro della società, ma è riconosciuto purtroppo soltanto se risplende con le sue capacità, se riesce a emergere, se non crea problemi, se non crea impegni. E allora si è creata questa mentalità che permette addirittura di sopprimere la vita umana, prima addirittura del suo dono, della sua nascita, proprio nel momento in cui è concepita, in cui viene protetta, è alimentata nel cuore della madre, di spegnere questa vita senza al suo soffro creato da lì. Perdonate il nostro dolore, non lo chiediamo. E se non lo chiediamo a questo grande valore della vita dell'uomo, che è sempre un'immagine di Dio, una passione di Dio, in qualsiasi istante, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione di vita.
Thank you.
per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Per me è giusto, bello e doloroso, cantare sempre la Padre Santo, Dio di nuovo, la sua donna. In ogni tempo, tu dono di benedire e muove alla tua Chiesa, e lungo il suo cammino che la benedica, la vita e la protegge. Con la potenza del tuo Santo Spirito, ti assicuri il tuo sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di portarti nella prova, nella gloria, sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui, cieli e legati, dentro al tuo amore, e uniti a noi, uniti a andare nelle sangue, che abbiamo bisogno della tua lode. Santo, ci riunisca in un solo corpo.
Ricordo che quando c'era la chiesa, si pure su tutta la terra, e in questo giorno convocato per celebrare le ricordo di Cristo sul peccato, sulla morte e sulla sua risurrezione. Prego la perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, che i suoi gesti e le sue parole penetrino profondamente le cuore dei nostri fratelli africani, socialisti, potenti, potenti, perché diano speranza e futuro a tutti quei nostri fratelli, insieme al nostro vescovo Claudio, ai presbiteri, ai diaconi e a tutto il popolo santo di Dio. Ricordo che i nostri fratelli di Pietro oggi è in un operano e di tutti i nostri cari tutti, a me tutti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti anni di ricordi, dolci che hanno fatto la vita eterna insieme, con la creata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono mariti, e in Gesù Cristo, tuo figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e Cristo, a te, Dio Padre, nostro Presidente, quello di Caro, Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E uniti a tutti i nostri fratelli, preghiamo per il Signore Gesù, Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato. Come dicevo così in terra, lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonare la tentazione, ma liberarsi dal male. Liberati, Signore, dai nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni tormento, nella fede che si compie la beata speranza e venga il nostro Santo Padre di Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace tra la tua pace. Non guardate i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E non la verità e parte secondo la tua volontà, perché vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ma questi nomi sia sempre con voi. E chiediamo il suo di pace per questo nostro Padre e per questo nostro Padre. Agnello di Dio, O Signore, Cristo, Spirito, 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 Spir
Gesù mio, io credo che sei Dio, credo che sei Dio, nel Santissimo Sacramento, Santissimo Sacramento. Ti amo, sopra ogni cosa, sopra ogni cosa, nell'anima mia, nell'anima mia. Poiché ora, poiché ora, ceverti sacramento, ceverti sacramento. Vieni a me lo Spirito, vieni a me lo Spirito, nel mio cuore, nel mio cuore, come già venuto, come già. Io ti abbraccio, io ti abbraccio, mi unisco a te, mi unisco a te. Non permetto, non permetto mai di separare mai da te. Thank you.
Amen.